gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Buonasera da Alberto Fiano, è esattamente sabato 1 di ottobre, ovviamente corrente anno, ore 20 e 34 minuti. Eccoci con il consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma, puntata numero 396. Post Inter Roma. La Roma era chiamata ad dare una risposta veramente forte e notevole dopo la sconfitta ingiusta ed immeritata con il Bergamaschi in quel del Foro Italico Stadio Olimpico. E dopo 15 giorni di pausa per via degli impegni dei nazionali, era chiamata a San Siro alla Scala del Calcio contro l'Inter di Simone Inzaghi, ancora imbattuto con la Roma alla guida dell'Inter, e lo scorso anno 3 incontri, 3 vittorie. Mourinho, da ex alla guida della Roma, non aveva mai vinto a San Siro, dove è entrato nella storia e nella leggenda dell'Inter con il triplete che tutti ricordiamo di 12 anni or sono. Mourinho andava in tribuna, non in panchina, perché era squalificato, e in panchina sedeva il vice Foti. 3 partite, 3 vittorie, perché la Roma espugna Milano. Inter 1, Roma 2, questo ha detto il campo. Veramente una vittoria importantissima, che per il valore che ha appunto, vale 6 punti e non 3 punti. Mourinho comunque sorprende tutti, perché leva punti di riferimento avanzati ai Marcantoni interisti, schierando un semitridente con Pellegrini, Zaniolo e Dybala, soprattutto Zaniolo e Dybala che svariano su tutto il fronte d'attacco, così che togliere punti di riferimento all'Inter con punte centrali tipo Abraham o Belotti. Ma anche con questa novità tattica che coglie un po' di sorpresa a tutti quanti, comunque è l'Inter che ha il migliore approccio mentale, parte più alla garibaldina, va prima in vantaggio con l'ex Dzeko, però offside poi grazie alla VAR, ma lì comunque già ci sono state delle avvisaglie, perché la difesa della Roma era stata un po' molle e poco guardinga. Ciò nonostante non è bastato, perché 10-12 minuti dopo l'Inter passa in vantaggio con Di Marco, dove Rui Patricio, che in altre precedenti occasioni comunque ha sempre fatto il suo, non è del tutto impeccabile ed esente da responsabilità, perché prende il gol sul suo palo, si butta in ritardo e, visto che il tiro poi non era irresistibile, insomma non ci va neanche con la giusta decisione ed energia proprio per deviare la palla in angolo. Inter in vantaggio, ma qui la forza della Roma. Veramente, se qualcuno ancora si chiedeva se la Roma era ormai una squadra matura, una squadra forte, una squadra pronta a reagire, una squadra con carattere e attributi, oggi credo tutti quanti, addetti ai lavori e non, e tifosi anche, abbiamo avuto le risposte che volevamo, ossia la Roma in questi contesti c'è e come, perché non si perde d'animo, perché non perde la bussola, perché ha la capacità di soffrire e quindi poi di pian piano di lavorare l'avversario ai fianchi, alzare il suo baricentro. E infatti l'ultimo quarto d'ora del primo tempo è di marca giallorossa e si perviene al pareggio grazie ad un grandissimo gol di chi? Di Paolo Dybala, ossia l'oggetto del desiderio dell'Inter in sede di calciomercato iniziale di quest'estate, e alcuni dicono sedotto ed abbandonato dalla benamata, ma comunque Paolo Dybala fa vedere a tutti che oggi come oggi è un grande campione, è un fuoriclasse ed è il valore aggiunto di questa Roma. E quindi fa un gol veramente dove tutti si aspettavano lì, dove un attaccante può stoppare il pallone, poi prendere la mira o cercare il compagno in area, o che lui di prima intenzione sul cross di Spinazzola una botta sotto gli incroci che Andanovic tocca ma non riesce a trattenere e manda in
porta il portiere sloveno con tutta la palla. 1-1, esplode il settore di tifosi giallorossi, oltre 5.000, quindi applausi a questi impagabili tifosi che sempre fanno sentire il loro sostegno alla Roma in trasferta come se fosse in casa, e in casa fanno registrare ormai come consueta routine il sold out, oltre 65-70.000 spettatori a partita, sia se sia Coppa o campionato, veramente unici al mondo sotto ogni punto di vista. E detto ciò, la Roma insomma inizia il secondo tempo sempre un po' come il primo, ossia i primi 10 minuti soffre un pochettino, ma quel giusto senza correre troppe minacce, prende le misure all'Inter proprio come un sarto fa con i vestiti su misura, e poi comincia a fare di nuovo, a tramare le sue, a tessere le sue tele insomma, e infatti perviene poi al 2-1 con la specialità della casa, il calcio da fermo, dove la Roma è letale, è la squadra del campionato di Serie A con la percentuale più alta di gol da palle da fermo, e Kosmolin a un quarto d'ora dalla fine, proprio a un quarto d'ora al 75esimo, timbra il 2-1, un successo comunque meritato, perché la Roma poi gestisce bene anche poi i cambi che operano, le sostituzioni, ossia Belotti e Abraham per Dybala, per Zaniolo e vi dicendo, sono comunque intelligenti perché mantengono sempre un assetto comunque efficiente e propedeutico per la Roma, per far sì di portare a casa questi 3 punti importantissimi, e quindi veramente scacco matto di José Mourinho, anche se in tribuna, a Simone Inzaghi. Una vittoria veramente che dice tanto, che lancia un segnale al campionato, ma soprattutto la Roma lo lancia a se stessa. Questa squadra, se crede in se stessa, per la capacità soprattutto di cuore e mentali che ha, e oggi l'ha dimostrato ampiamente, oltre a grandi valori tecnici, perché comunque dispone di un parco attaccanti come può essere Zaniolo, Belotti, Dybala e Abraham, insomma è tanta roba. Veramente può recitare un ruolo da protagonista in questa stagione ai vertici della Serie A, nei primi 4 posti, ossia nei più importanti, e perché no anche in Europa League, dove già da giovedì si giocherà il primo posto nel girone nel doppio confronto con il Betis Siviglia. Il primo round si giocherà il 6 ottobre, giovedì ore 21, Stadio Olimpico, altro sold out anche qui. Una Roma veramente impareggiabile, tutti ampiamente ottimi i voti in pagella per gli uomini di Mourinho, però io mi sento di spezzare una lancia in più per 3 uomini fondamentali che a questo momento, in questo momento, costituiscono veramente la colonna vertebrale della Roma, ossia Smalling in difesa, Matic a centrocampo, veramente una prova sontuosa a mio avviso di Nemanja Matic quest'oggi, e ovviamente il sinistro magico, la punta di diamante, il meraviglioso, il mostruoso, il superlativo, lo straordinario Paolo Dybala. Questo è quanto. Ora si festeggia, poi terza subito al Betis, perché è importante insomma anche in Coppa UEFA dire la propria, e la Roma lo può fare. Vi ringrazio per l'ascolto, signori e signori, ringrazio Roberto De Angelis per la sua consueta cortesia e disponibilità che mi concede sulle sue frequenze radiofoniche, e vi do appuntamento per le prossime puntate del Punto sulla Roma, già da giovedì sera post Stadio Olimpico. E chiudiamo veramente più che mai con un eufonico entusiasmante a squarciagola, daje Roma, daje! Ciao da Alberto Fiano.